Sono uno che non frequenta, quindi io non frequento premi letterari, non frequento salotti di imprenditori, non frequento politici, non frequento affaristi, lobbisti, logge, eccetera. Me ne sto per i fatti miei, ho per fortuna una vita oltre al lavoro, per cui a me non mi fa né caldo né freddo, se non la fatica appunto di difendersi continuamente dalle cause civili e penali che arrivano non solo per le cose che scrivo io, ma adesso che sono direttore pure per le cose che scrivono gli altri. Ma al di là di quello, no, non mi fa veramente né caldo né freddo, anzi, sono talmente abituato a stonare rispetto al coro che se poi mi rendessi conto che tutti mi fanno i complimenti, vorrebbe dire che sono rincoglionito e che quindi è meglio che vada in pensione.